Ciao, oggi volevo mostrarvi un add-on che, se avete seguito il mio corso di Grease Pencil, rende molto facile fare quello che vi ho mostrato nell'ultima parte del corso, cioè utilizzare Grease Pencil per scolpire. Diciamo, utilizzare delle forme disegnate a mano come base per una successiva modellazione o scultura. Questo si può già fare all'interno di Blender, però è un po' complicato e comunque diciamo macchinoso. Ci sono diversi add-on che cercano di rendere facile questa cosa e G-Lasso Draw è uno di quelli. Voglio un po' farvi vedere come funziona, anche perché non credo che in italiano ci siano molti video che lo spiegano, anzi addirittura i video di spiegazione che trovate qui sono con audio giapponese e quindi sono piuttosto difficili da seguire. Si installa come tutti gli add-on dal menu delle preferenze in questa voce Add-ons. Premete Install e andate a selezionare il file zip che avete scaricato. Fate semplicemente attenzione che l'addon esiste nelle diverse versioni a seconda della vostra versione di Blender. Sono nella 2.91, installerò la versione per la 2.90 che funziona. Vi trovate a doverlo attivare, basta premere questo pulsante e attivarlo. Qui poi ci sono delle opzioni, in particolare questa qui è la categoria dove lo vedrete apparire. Vedete, qua ci sono tutte le voci, Tools è questa categoria nella quale appare questo add-on G-Lasso Draw. Io magari vi consiglio di cambiargli nome semplicemente perché per me Tools faccio confusione con Tool. Poi c'è da dire che questo add-on usa un paio di altri add-on integrati in Blender che quindi è meglio attivare. Loop Tools e quindi lo attivo. Bool Tool e lo attivo. Questi sono già all'interno di Blender. Ora l'addon è attivo e qui appunto c'è la voce G-Lasso Draw, gli ho appena cambiato nome per poterlo trovare. Se vi chiedete come mai la mia scena iniziale è un po' diversa dal classico cubo di Blender, nel mio ultimo tutorial sull'ambientazione medievale, nell'introduzione spiego perché di solito preferisco partire con Blender in questa modalità. Non badateci, questo è solo un file di partenza leggermente diverso. L'addon ha questa finestrella e un menu che può essere fatto apparire a schermo premendo contemporaneamente Ctrl, Alt, maiuscolo e V. Ed ecco che appare a schermo un menu del tutto simile a questo. Quindi, quando eventualmente non avete qui aperto questo menu perché ce n'è un altro, Ctrl Alt maiuscolo V lo fa apparire. Potete anche vedere qui in basso i tasti che premo in arancione, così appunto è più facile vedere cosa sta succedendo. Questo addon, la cosa più importante che fa è questa: se voi premete maiuscolo V, vi ritrovate subito con Grease Pencil e il cursore impostato sopra all'oggetto nel quale avevate prima il mouse. Siccome non ho più niente in scena, il cursore si trova in questa posizione del tutto casuale. Se disegno qualcosa, e non importa quante cose disegno, e poi premo di nuovo maiuscolo V, queste forme verranno trasformate in forme solide e tra l'altro sono stati inseriti tutti e tre come oggetti separati. Quindi adesso che ho qualcosa in scena, guardate, se mi metto col mouse qui in questa posizione e premo maiuscolo V adesso, il cursore è apparso qui. E se disegno e premo maiuscolo V, siccome il cursore era appoggiato su questa forma, il mio disegno si è appoggiato a tale forma. Quindi se per esempio adesso mi metto qui dall'alto e premo maiuscolo V con il mio cursore qui, disegno una cosa del genere, maiuscolo V ed ecco che quindi è stata messa in quella posizione lì. Se mi metto dall'alto, quindi, e premo maiuscolo V e disegno qualcosa, maiuscolo V, disegno qualcos'altro, maiuscolo V, maiuscolo V, maiuscolo V, come vedete, si sono sovrapposti uno sull'altro. Questi oggetti, tra l'altro, sono oggetti che posso spostare e ruotare tranquillamente sulla scena. Quindi è un modo piuttosto facile per riuscire a disegnare qualsiasi cosa, perché appunto maiuscolo V e
E io disegno proprio con la penna nel modo più facile possibile e tra l'altro me lo ritrovo appunto separato in vari oggetti se erano forme diverse. Posso ovviamente riselezionarli, premere Ctrl J per metterli insieme, unirli. Tra l'altro, guardate, ci sono dei modifier. Queste forme sono state fatte con questi tre modifier: Solidify, Remesh e Smooth. Quindi, per esempio, Solidify, se io lo aumento, aumenta lo spessore di questo oggetto. Smooth, c'è un repeat 50. Se metto il repeat a 1, viene fatto uno smooth molto leggero, 100, più morbido. Ricominciando quindi da capo su una scena vuota, guardate appunto cosa intendo con maiuscolo V nel punto in cui mi trovo. Se mi metto col mouse qui, premo maiuscolo V, disegno, lo ripremo e sono collegato al cubo in questione. Se premo maiuscolo V quando sono qui sul pavimento e lo ripremo, ecco che è attaccato al pavimento ed è sempre parallelo alla vista. Quindi, se io voglio disegnare qualcosa sul pavimento, mi metto dall'alto, maiuscolo V e disegno qualcosa qui sul pavimento, maiuscolo V ed eccolo lì. E ovviamente quando premo maiuscolo V e disegno posso usare tutti gli strumenti di Grease Pencil, compreso per esempio lo strumento rettangolo. Vi consiglio di seguire il mio corso se volete imparare a usare maiuscolo V ed ecco qui gli oggetti creati. Qua sul cubo premo adesso maiuscolo V, vedete si ricorda che avevo un rettangolo. Potrei scegliere il cerchio. Confermo, maiuscolo V. E mi ritrovo un cerchio. Ha questi modifier già applicati. Questo add-on permette di gestirli facilmente. Questa è un'altra scorciatoia da imparare. Maiuscolo Ctrl V. Se cominciate a muovere il mouse, vedete il primo modifier sul quale possiamo lavorare è il modifier Solidify. Sto solo andando a destra e a sinistra con la punta della penna. Nelle istruzioni che vedete in basso potete vedere adesso che c'è scritto Solid Mode, sto modificando il Solidify. La voce Key Map un po' sotto ha delle letterine D, S, N, quindi D è proprio quella del Solid. Se io premo S, adesso andare a destra e sinistra regola la quantità del modifier Smooth, e infatti è cambiata la voce in alto, Smooth Mode. Ripremo D sulla tastiera. E torno a cambiare il Solidify. Adesso se clicco, confermo. Quindi tutte le forme che abbiamo fatto, se io premo Ctrl Shift V, posso cambiarne lo spessore immediatamente, anche a quelle già fatte prima. Ctrl Shift V e cambio lo spessore. Quando cambio lo spessore, posso usare i tasti. Vedete che c'è scritto 1, 2, 3. Se premo 1, l'offset è solo dal lato verso il basso. 2, l'offset è a partire dal disegno che ho fatto, quindi 50 e 50, 3 è solo verso l'alto. Questo vale per tutte le forme, quindi se premo questa, Ctrl Shift V, 3 e allungo, si allunga verso l'alto e non come l'altra che si è allungata in centro. Ctrl Shift V, S per regolare lo smooth e lo abbasso al minimo, ho appena appena una sfumatura. E anzi, Ctrl Shift V, come vedete qua nei tasti, posso anche utilizzare Alt per togliere un modifier. Quindi, per esempio, se non voglio lo smooth, Alt S, ecco che ha tolto il modifier smooth. Se premo Alt D, mi ha tolto anche il solidify. Ctrl Shift V, posso modificare il solidify. Alt S, tolgo lo smooth. S, rimetto lo smooth. Tra l'altro funziona anche con oggetti normali. Questo cubo non l'abbiamo creato con questo add-on, era qua già in scena. Però se lo seleziono e premo Ctrl Shift V e premo S per smooth, ecco che mi ha aggiunto il modifier smooth al cubo e andando a destra e a sinistra posso regolare. Ovviamente lo smooth su un cubo non fa altro che rimpicciolirlo. Ma guardate, se io seleziono questo piano, Ctrl Shift V, premo la D. Ed ecco che ho il Solidify e andando su e giù posso regolarne la quantità. E come vedete ce n'è altri. Vedete che c'è anche B e V, però sono indicati da fare con il Ctrl. Quindi premete Ctrl B e avrete il modifier Bevel e andando a destra e a sinistra modifichiamo il Bevel. E se premo Ctrl V invece appare il modifier Array, premendo la V e andando a destra e a sinistra regolo lo scostamento, in questo caso sull'asse X, ma se premo 2
lo scostamento sull'asse Y, se premo 3 lo scostamento sull'asse Z e con la rotella verso l'alto e verso il basso posso cambiare la quantità. Quindi guardate, ho selezionato di nuovo tutti questi oggetti che hanno l'array, Ctrl Shift V e normalmente modifico la quantità di Solidify, però se premo Ctrl V modifico l'array e con la rotella del mouse posso aggiungere facilmente le copie. Con il 2 lo sposto sulle Y, con l'1 sulle X, con il 3 sulla Z. Quindi diciamo che questo è un ulteriore funzionamento che non ha molto a che fare con Grid Pencil. Quindi, ricapitolando, abbiamo visto due scorciatoie da tastiera. Maiuscolo V, disegno delle forme e posso disegnarne più di una, e maiuscolo V di nuovo me le converte, e CTRL maiuscolo V che mi permette di regolare anche su più oggetti, notate, alcune delle funzioni. Veniamo alle altre scorciatoie. Si parte sempre con maiuscolo V perché serve a disegnare. Se io disegno qualcosa adesso, premo ALT maiuscolo V, lo trasforma non in una forma chiusa, ma in un tubo. Quindi maiuscolo V, faccio un disegno, con maiuscolo V il disegno viene convertito in una forma chiusa, con Alt maiuscolo V viene convertito in un cubo e sono come al solito tutti separati. Questi tasti sono proprio quelli che abbiamo visto adesso, Create G-Pencil è il maiuscolo V e questo serve appunto a creare un tubo. Questo invece crea una curva, quindi adesso premo maiuscolo V, se faccio un disegno e premo questo, ecco che viene convertito in un tubo. Maiuscolo V, se premo curva, viene convertito in una curva che ha il vantaggio di avere anche lo spessore. Quindi maiuscolo V, faccio più o meno sottile, premo questo e vedete, viene convertito con lo spessore. Quindi maiuscolo V, premo F per ingrandire il pennello, faccio qualcosa, premo F, lo ingrandisco ancora. Se premo questo tasto, viene convertito e nello stesso tempo mantiene lo spessore. Maiuscolo Shift V e posso regolare lo spessore dopo anche di questa curva. Maiuscolo Shift V e come vedete cambia. Un'altra voce interessante è quest'ultimo tastino che fa un remesh di tutto quanto. Per cui se voi selezionate anche diversi oggetti contemporaneamente, lascio perdere quello lì sottile e premete questo tasto, li unisce e fa un remesh. Ha trasformato il tutto in un'unica forma e tra l'altro, come al solito, con maiuscolo Shift V posso entrare in modifica, premere la S per smooth e aggiungere un modifier smooth e muovo come sempre a destra e a sinistra a tutto quanto. È anche piuttosto facile creare delle forme organiche, quindi se torno su questi, Ctrl Shift V, li rendo più sottili, questo lo sposto verso l'alto, seleziono tutti questi, premo questo tasto e ho un remesh già pronto, i modifier sono spariti, con Ctrl Shift V ed S posso di nuovo aggiungere uno smooth. Il remesh è presente anche nel menu Ctrl Shift V, se non volete andare a prenderlo là. Seleziono questi due oggetti, Ctrl Shift V servirebbe a modificare, ma io non lo faccio. Guardate, c'è una voce qui, B, premo la B ed ecco che ho fatto il voxel remesh. Avete degli oggetti, li selezionate, Ctrl Shift V, B e viene fatto un voxel remesh di tutti quanti. Veniamo ora alle altre scorciatoie, maiuscolo V. Se io disegno qualcosa, faccio CTRL V, la forma viene unita con un'unione booleana all'oggetto esistente. Ricominciamo da qui per vedere un pochino come funzionano queste booleane. Se io seleziono questo cubo che ho sulla scena, premo maiuscolo V, disegno una forma e faccio CTRL V. Questa forma viene unita in unione booleana con il mio cubo, per cui se vado nei modifier trovo appunto un modifier boolean di unione con que di questi due oggetti. Posso anche andare ad applicarlo, Ctrl Shift V, c'è la voce C, Apply All Modifiers, premo C, adesso i modifier sono stati applicati e
E questo è un oggetto booleano unito, per cui, per capirsi, come vedete, adesso è diventato effettivamente un'unica cosa. Ctrl Shift V, B e ho un remesh. Posso fare anche sottrazione booleana, quindi maiuscolo V, disegno qualcosa e premo Alt V e la forma viene sottratta a quella esistente. Tra l'altro posso continuare io, se la sposto, a modificare. Quindi ho fatto la sottrazione, ma non l'ho ancora applicata. Posso continuare così, quindi se mi metto dall'alto, Shift V, disegno qualcosa, Alt V, viene sottratta al cubo e posso anche continuare a modificarla. Se non mi interessa modificarla, devo prendere semplicemente questa e posso premere Ctrl Shift V C ed ecco che l'ho convertita in una forma vera e propria. E se vado in Edit Mode posso vedere effettivamente che la modifica è stata fatta. Ctrl Shift V B e viene fatto un remesh. Ctrl Shift B S e comando un valore di smooth. Questa parte qua può anche essere fatta successivamente, cioè grazie al fatto che ho attivato l'addon Bool Tool, posso anche premere maiuscolo V, disegnare la mia forma, maiuscolo V ce l'ho, posso con maiuscolo Shift V modificarla come mi va, la sposto e poi selezionare le due forme facendo in maniera che quella attiva sia quella che mi interessa tenere. Se premo CTRL meno, ci pensa Bool Tool di scavar via questa cosa. Allo stesso modo, Shift V, disegno una forma, Shift V, sono libero appunto, come dicevo, ancora di regolarla. Seleziono tutte e due, CTRL più, ecco che si uniscono in un'unica forma. Un'altra cosa comoda che ha è il mirroring, il menu di G-Lasso Draw. Vi ricordo, posso anche premere Ctrl Alt maiuscolo V e farlo venire fuori quando voglio. Posso premere questa farfallina e attivare il mirroring. Premo maiuscolo V, adesso è disegno, maiuscolo V. Ho un mirror, lo si vede qui, l'oggetto ha un centro e lo ha fatto rispetto a se stesso. Se vado in Edit Mode e sposto un po' le forme, vedete, l'oggetto è simmetrico, ma è simmetrico rispetto a se stesso. E quindi se io premo Shift V di nuovo e faccio un'altra forma, Shift V di nuovo, è simmetrica rispetto a se stessa. Se voglio renderla simmetrica rispetto a un altro oggetto, quindi per esempio ho qui questo piano, lo seleziono e premo questa freccina. Da questo momento in poi tutto quello che disegno sarà simmetrico rispetto a quella forma lì. Quindi posso continuare a disegnare altre forme ed eccole qua che saranno tutte con la simmetria. Ctrl Shift V, la solita scorciatoia per modificare le cose. Posso modificare anche il mirror. Vedete che c'è la voce mirror X. Se io premo X, scompare. Se lo premo, riappare. Se premo Y, lo fa anche sull'asse Y, solo che in questo momento si mangia tutto facendolo. Se premo Z, lo fa anche sull'asse Z. Non ce ne accorgiamo, ecco, adesso ce ne accorgiamo, e anzi, se li porto adesso da quest'altra parte, guardate, Ctrl Shift V, se premo anche Y, ecco che mi accorgo che ho il mirror attivo su tutti e tre gli assi. Quindi di nuovo questo Ctrl Shift V è un modo anche per gestire i modifier senza andare a metterli a mano. Con X, Y e Z potete facilmente decidere il mirror dove lo volete. Quando si è preso un po' di mano con tutte queste scorciatoie, diventa piuttosto facile. Per farvi vedere come potrebbe essere usato, posso partire dal cubo di profilo, attivo il mirroring e premo questa freccia per dire che il mirror lo voglio su questo cubo, maiuscolo V. Posso disegnare maiuscolo V, CTRL maiuscolo V, gli do spessore, cambiare lo spessore dei singoli oggetti, spostarli rispetto a questo cubo, continuano a essere specchiati. Posso facilmente preparare il blockout per qualche scultura e proseguire quindi in questo modo. Maiuscolo V, un'altra forma, maiuscolo V, si ricorda il mirroring. In questo modo è abbastanza facile un blockout
di qualcosa. Possiamo utilizzare la modalità di disegno polyline, creare degli elementi hard surface, diciamo. Basta che vada a togliere il modifier smooth e anzi aggiungere un modifier bevel, shift V, magari cerchio. Creo un cerchio, lo confermo, shift V. Qua avevo tolto il modifier smooth. E questa però ce l'ha di nuovo. Posso decidere qui quali sono le opzioni di partenza e lo smooth, per esempio, posso tirarlo via. Questi sono i modifier che vengono creati automaticamente all'avvio. Se io tiro via lo smooth modifier da qui, da ora in poi, se io premo maiuscolo V e disegno, maiuscolo V ed esco, questa forma non ce l'ha più lo smooth modifier perché appunto gli ho detto di non metterlo. Devo semplicemente nel menu questo, che è ovviamente attivabile anche da qui, scegliere le voci iniziali. Dico non voglio questo, però magari voglio un bevel. Shift V, disegno il mio cerchio, lo confermo. Shift V, ed ecco che adesso ho il modifier bevel già pronto. Rende anche piuttosto facile creare degli oggetti hard surface, li disegnate e poi è un niente duplicarli, ridimensionarli. Abbiamo sempre attivato Bool Tool, premere questi due, premere CTRL meno ed ecco che ho fatto una sottrazione. Io lo trovo un modo col quale è molto facile fare un blockout iniziale. Possiamo anche andare a fare un remesh e adesso queste qui sono tutte insieme in Sculpt Mode, proseguire. Può essere un modo per partire. In alcuni casi anche hard surface. Ci sono anche un altro paio di opzioni interessanti. Seleziono questo pezzo, maiuscolo V per entrare a disegnare. Se adesso me ne esco con Ctrl-Alt-V, farà uno slice. Ecco qui, mi ritaglia quello che ho disegnato. Posso anche spostarlo, è un'operazione booleana, posso anche continuare a modificarlo, quindi Shift V, disegno, quando ho finito di disegnarle posso anche usare da qui, boolean slice, e quello che ottengo è di aver affettato l'oggetto, è ancora libero di muoversi, Ctrl Shift V, lo smooth è troppo, anzi lo tolgo con Alt S, e aggiungo con CTRL B invece un bevel. Grazie alle operazioni booleane, queste cose rimangono ancora attive, continuano a funzionare. Un'altra cosa interessante di questo add-on è la possibilità di fare knife project. Come al solito, maiuscolo V per entrare in modalità di disegno. Adesso, se premete knife project, è stato tagliato secondo quella forma e a partire dalla posizione in cui eravate, e siccome è stato tagliato, posso sempre premere P per separare. Separo la selezione, torno in Object Mode e adesso questi due oggetti sono separati. Quindi maiuscolo V, vari rettangoli. Se premo Knife Project, quello che ottengo è nel mio cubo di aver proiettato queste forme. Le ho solo proiettate, per cui come vedete sono ancora attaccate. Se le voglio tirar via, devo fare P. Selection, Ctrl Shift V, Ctrl B e aggiungo un bevel, Ctrl Shift V, premo D e aggiungo un solidify, shade flat in questo caso. Quindi ha anche altre funzioni oltre a quelle di disegnare. Quindi io vi consiglio di aprire il suo pannellino e di imparare semplicemente la scorciatoia maiuscolo V. Le altre cose potete farle da qua. Se lo utilizzate in questo modo, diventa veramente facile. Ctrl Shift V per inspessire o comunque modificare facilmente le cose successivamente. Le altre cose potete fare da qua. Per esempio, si può cambiare la dimensione dei voxel e quindi vedete adesso lo ha fatto molto più sottile. Per esempio, adesso ho applicato tutti i modifier. È anche un po' più facile utilizzarlo qui dal pannellino. Maiuscolo V, disegno, il maiuscolo V è il poligono, però posso decidere appunto curve e allora mi crea con la modalità curva quella con lo spessore. Screw non l'abbiamo visto, ma se io mi metto dall'alto, maiuscolo V,
disegno un profilo e premo screw, e usa quel profilo per creare un oggetto che abbia quel profilo. Quindi insomma è un add-on un po' ostico da utilizzare, bisogna un pochino prenderci mano, però bisogna dire che la sua utilità ce l'ha e una volta che si ha preso mano i risultati possono essere molto molto interessanti, sia per hard surface sia per sculture. Vi rimando a un video sul mio canale nel quale utilizzo questa add-on come punto di partenza per una scultura poi di tipo organico. E adesso qui ho cercato di mostrarvi anche gli altri elementi, quelli non organici, per creare forme regolari. È il bello di Grease Pencil che una volta che ci si mette in modalità di disegno abbiamo a disposizione non solo il disegno a mano libera, ma anche tutte le possibilità che vogliamo a livello di curve e cose del genere. Io trovo che renda facile l'uso di Grease Pencil per la creazione di oggetti tridimensionali e comunque una gestione dei modifier con scorciatoie da tastiera. Anche il poter lavorare in questo modo sui modifiers può essere particolarmente utile. Provate a dargli un'occhiata, ha un costo relativamente contenuto, magari anche aspettando delle offerte può essere ancora più conveniente. E sicuramente non si occupa solo di Grease Pencil, ma anche della gestione dei modifier in maniera facile da tastiera. È interessante che Grease Pencil abbia aperto la porta a questi modi di modellare che sono assai più istintivi e artistici per chi proviene da un background di disegno 2D e quindi cerca di rendere comodo come il 2D quella che è la modellazione 3D. Se volete acquistarlo utilizzando il link che vi metto in descrizione, io ho una piccola affiliazione, per voi non cambia niente, ma è un modo per supportarmi. Mi viene una piccola parte delle vendite se utilizzate il link qui sotto. Per voi non cambia assolutamente niente, il prezzo rimane lo stesso. Grazie mille e alla prossima!